Sono Giovanna Lisi. Mi chiamo Gabriele Montuori. Mi chiamo Gaia, ho 14 anni, vengo da Trieste. Sono Giulia Vellutino, ho 15 anni, vengo da Cernusco sul Naviglio. Sono Gianluigi Falanga, vengo da Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, frequento l'istituto Alberghiero Raffaele Viani e ho 17 anni. Sì. Sì. Vai. Sarebbe troppo banale se dicessi che sono prontissimo, quindi dirò semplicemente che sono pronto. Mannaggia. L'uscita dall'Europa. Brexit. Qualcosa del genere. Ma no, so che la Merkel, quella è una Brexit, quindi tipo è un presidente. Uno stile di danza? Un carro romagno o un re romano? Un generale. Un imperatore. Dell'Albania. Con le dita? Pico de Papris. È vivo? Un viceri? Uno scrittore? Un regista? Un artista? Nel 1946, la guerra fredda. Ci fu la... l'Italia diventò repubblica. Finì in generale, finì la guerra secondo me. Vennero liberati gli schiavi. Basilicata, Matera. Ha fatto sta. Potenza? Verun, vero. In uno zoo ci sono due coccodrilli. Un orangotango, due piccoli serpenti. Un'aquila reale, un gatto, un topo, un elefante. Quanti mammiferi ci sono in totale nello zoo? Elefante, serpente... No, serpenti non sono mammiferi. C'è il tranello perché sono piccoli, quindi... Ah, no, buono. Quindi elefante, gatto, orangotango e un topo. No, leviamo l'orangotango, mettiamo solo il gatto e l'elefante. Allora, quindi ci sono due mammiferi in questo zoo. Un gatto, un topo, un elefante, tre. No, perché mancano i due leocorni.